Vedo, vedo. Un corretto allineamento delle assi terrestri. Oggi andremo per la prima volta dopo 14 anni ad andare a scoprire il sacro segreto custodito in questa sala del bike fitting, il posizionamento. Unitevi, bike fitter del mondo. Ok, ci abbiamo scherzato su, ovviamente, perché ormai il bike fitting, il posizionamento, è un argomento sdoganato in più lingue, in più nazioni, in tutti i cosmi, ed è diventato in alcuni frangenti quasi come tifare una squadra di calcio. C'è questo, quell'altro posizionatore, ti vedo alto, ti vedo basso. In realtà, negli ultimi anni, fortunatamente, è un argomento che si è sviluppato molto sia dal punto di vista delle competenze, della tecnologia che delle conoscenze. Veramente, dopo 14 anni, per la prima volta, vi apro le porte della mia lounge. La mia attività è quella di mettere la gente in bici, ma è una cosa che non ho mai amato pubblicizzare. Perché? Perché tanti mi chiedono come si fa a capire una brava persona della vostra zona, se è un bravo posizionatore, se o posizionatrice e sei in grado di mettervi bene in bici. Lo si capisce dal caro vecchio passaparola, nel senso che se una persona lavora bene, la gente ritorna, se una persona non lavora bene, la gente sparisce. Molto semplice. E qua potremmo aver già finito la puntata, direte, ma in realtà non è così. Ecco, visto le tante domande che arrivano in materia, andiamo a vedere quale può essere un buon protocollo del posizionamento. Innanzitutto, chi vi posiziona deve essere una persona che ha una formazione, meglio se è un laureato o laureata in scienze motorie, meglio se ha delle conoscenze di tipo come fisioterapista, o meglio se è una persona che ha corso in bici, ma nel post carriera si è formata dal punto di vista accademico. Ecco perché. Perché prima di cambiare la bicicletta, come spesso mi sento dire, o dar la colpa alla bicicletta, spesso e volentieri, e richiamo le puntate che abbiamo registrato insieme a Stefano e Ceccon, le persone non si rendono conto che è un percorso un po' più faticoso quello che ci porta verso il benessere. E quindi tante volte si tende ad adattare la bicicletta verso quelle che sono magari le trazioni ischio-crurali, ovvero la parte qua dietro corta, o si tende magari a mettere troppo facilmente delle solette quando ci sono delle differenze tra arti o quant'altro. E allora, se ci sono delle persone che nella camminata o comunque in maniera medica è stato appurato che ci siano queste differenze, allora si valuta casomai cosa fare in bici, ma solo dopo che la persona ha avuto un consulto medico. Inverno inizia la preparazione e facciamo un sacco di attività. Stiamo scoprendo attraverso Endo Channel quanto importante sia non solo pedalare, ma alternare sessioni di no cycling, sessioni di yoga, sessioni di functional training. Insomma, per creare l'ecosistema atleta è molto importante differenziare. Ma come inserire tutto questo in un contesto di una persona che fa mille sacrifici per prendersi un po' di allenamento anche tra tutti gli impegni familiari e lavorativi? Ebbene, posto che è molto importante fare una sana e corretta alimentazione, talvolta non abbiamo il tempo magari di riuscire a mangiare. Allora, per avere una scorta di carboidrati importanti quando magari in pausa pranzo o la sera non siamo riusciti a mangiare, è molto importante riuscire ad avere queste barrette che non vanno ad appesantire, non c'è troppo transito gastrointestinale e riusciamo ad avere energia costante per l'allenamento. Sarebbe importante, soprattutto se facciamo uscite lunghe o se facciamo sessioni di forza in palestra, utilizzare degli amminoacidi, e in questo caso Ramtec Dietic Sport è molto indicato perché è un BCAA 211, e nelle uscite quelle un po' più lunghe, quando abbiamo la fortuna magari di avere più ore per allenarsi e non riusciamo magari a mangiare bene prima perché abbiamo poco tempo, Super Dextrin, che è l'integratore alimentare a base di carboidrati, a cessione energetica differenziata. Questo cosa vuol dire? Che durante tutto l'arco dell'allenamento abbiamo energia senza avere quei picchi glicemici che fanno decadere la prestazione, ma possiamo veramente pedalare forte e spingere un sacco di watt per tutta la durata dell'allenamento di endurance. Una sessione può durare, fatta bene, dall'ora all'ora e mezza, e non bisogna avere problemi,
ho paura, come faccio qui io al mio centro, se le persone hanno delle problematiche e devono ritornare per gli aggiustamenti, devono ritornare, possono ritornare, nel mio caso in maniera del tutto gratuita, perché il pacchetto del posizionamento deve essere una cosa che fa sentire le persone al sicuro. Quindi arriva qui una persona o in un centro, nel vostro centro di fiducia, la cosa che va fatta prima di tutto è un controllo a secco, ovvero giù dalla bicicletta. Ci sono dei controlli, dei test, ad esempio il sit and reach, ci sono dei test che vanno fatti sul lettino o sullo sgabello per capire che ci sia un allineamento o che non ci siano delle problematiche degli arti. Ci sono delle altre misure da andare a prendere a livello del corpo per capire che non ci siano delle rotazioni. Bene, se uno non è un medico o non è un dottore, si deve fermare lì e dire ok, io posso fare quello che c'è da fare sulla bici, ma ti devi rivolgere ad altre figure. Ed ecco che un buon posizionatore, un buon bike fitter deve avere un ventaglio di conoscenze e di collaborazione che possono andare dall'osteopata, dal chiropratico, dal dentista, dall'ortopedico, e quello sarà il ruolo fondamentale, capire anche dove andare a indirizzare le persone in questo frangente. Come dicevamo, si inizia da questa visita a secco giù dalla bici per vedere che ci sia un appoggio plantare, che non ci siano problemi. E in questi anni io mi sono trovato molto bene con il sistema ID-Match, perché attraverso la tecnologia markerless e attraverso il protocollo che c'è da utilizzare, quello che utilizziamo, si va a fare proprio un'anamnesi iniziale, dove si va a chiedere all'atleta se ci sono problemi cervicali, ad esempio, se ci sono problemi all'appoggio delle mani, problemi alle anche, se ci sono dolori, da quanto tempo ci sono questi dolori, capire il pregresso dell'atleta, capire che magari non ci siano state delle cadute, delle scivolate. Ecco, questo va a compilare tutto quello che è un questionario iniziale che deve essere fondamentale nel bike fitting. Fatto questo, indipendentemente dal sistema che si utilizza, a me piace utilizzare il sistema markerless, che mi va a prendere tutte quelle che sono le quote antropometriche, si iniziano a stabilire quelle che sono le caratteristiche dell'atleta, ma soprattutto quelli che sono i segmenti corporei. Partendo da questo dato, che è molto importante, si inizia già ad avere un'idea. Ovviamente una volta si faceva carta e penna, adesso la tecnologia viene in nostro aiuto perché possiamo inserire questi dati in un database che comincia a essere abbastanza importante. Pensate ad esempio, nella fattispecie, una media di 200-300 posizionamenti all'anno per 14 anni di fila, fatti i conti, in questo centro comincia a esserci un buon dato di statistica. C'è una statistica ancora più ampia, chi ad esempio come realtà con le quali collaboro cominciano ad avere un database di tipo mondiale. Detto questo, subentra comunque l'esperienza del bike fitter, perché una volta che tu hai raccolto tutti i dati e hai delle statistiche medie, l'esperienza umana, il pregresso di chi ha un'esperienza anche multidisciplinare nel mettere la persona in bici, fa sì di capire, di leggere i dati che ti dà uno strumento tecnologico all'avanguardia come può essere quello che utilizzo io, ma ti fa capire anche quali sono le variazioni da adottare in base a questo grande strumento che ti dà questi dati. Altra cosa importante è il posizionamento della tacchetta, che deve essere messo non in maniera empirica ma in maniera scientifica. La scienza del bike fitting è una scienza che non è severissima, per esempio 1 più 1 qui non fa sempre 2, però quell'1 più 1 che fa 2 può essere preso come spunto per capire che ci vuole una base scientifica che va messa assieme all'esperienza. È inverno, inizi ad allenarti in maniera molto intensa, ma come fare a non consumarti? Come fare a non esaurire tutte le scorte di glicogeno? Allora arrivi dal lavoro dentro Super Dextrin Boost e poi Super Dextrin in borraccia, carboidrati per avere energia costante durante tutto l'allenamento. Bene, una volta che abbiamo preso questi dati anche del piede, è molto importante avere la precisione, quindi abbiamo il metatarso, la lunghezza del piede, l'atteggiamento del piede, se c'è una pronazione, se c'è una supinazione, l'atteggiamento del ginocchio, questo lo si vede in fase statica, si fa un test del piegamento per vedere qual è l'atteggiamento, e questo con l'esperienza del bike fitter fa capire ad esempio se ci vuole un tipo di scarpa, un'altra, e come vanno posizionate le tacchette, non solo dal punto di vista dell'arretramento o dell'avanzamento, ma anche dell'inclinazione delle scarpe. Abbiamo questi punti molto importanti, e da questi punti molto importanti, compreso tutto quello che abbiamo fatto prima, come
l'analisi a secco senza la bicicletta e tutta quella che è un questionario che è molto importante, è la fase più importante quando si va a fare una sessione di bike fitting, bene, messi insieme tutti questi dati si può iniziare, nel caso se c'è la fortuna di avere un centro che ha un ciclosimulatore, a impostare questi dati sulla bicicletta. Diversamente, se una persona arriva già con la sua bicicletta, si può iniziare a capire come impostare questi dati sulla bici della persona e da lì si iniziano a fare degli aggiustamenti sulla bicicletta. Ovviamente si può andare a analizzare la spinta, si può andare a analizzare gli angoli di spinta, che anche qui ci sono dei range ottimali che vanno presi dal bike fitter in maniera giusta, ma per capire poi qual è uno spunto, non c'è il dato X super super uguale per tutti, ogni persona è singola e speciale nel modo di andare in bicicletta, e da questo momento noi andiamo a regolare tutte quelle che sono le spinte, andiamo a vedere il piatto pedale, andiamo a vedere come si comporta il piede in punto di transizione inferiore, andiamo a cercare di capire soprattutto qual è il modello di prestazione. Chiaramente io non potrò mettere una persona che vuole fare gran fondo come una persona che vuole fare circuiti, ed è molto importante che il bike fitter sia una persona che utilizza vari tipi di bicicletta. Ad esempio, sarebbe un errore trasporre quelli che sono i canoni del posizionamento della bici da corsa e metterli completamente identici sulla mountain bike, perché sulla mountain bike o altri tipi di bici c'è bisogno anche di un aspetto tecnico. Benissimo, in questo senso un posizionatore che mette le persone in bici è necessario, a mio avviso, che abbia un'esperienza ciclistica a 360 gradi. Altra cosa importante che si può fare con un software o con una bike come quella di ID.Match è quella di poter andare a regolare in tempo reale tutte le altezze, l'arretramento e anche lo svettamento sella manubrio in base a quello che il software dice che è ideale. Bene, prendo un attimo di pausa qui, perché è qui che interviene poi l'intervento umano, perché in base all'esperienza si può intervenire manualmente su quelle che sono le componentistiche, ma soprattutto su quelle che sono le quote, e andare a intervenire proprio con l'esperienza del bike fitter. Non sto usando volutamente dall'inizio la parola biomeccanico, che è quella un po' più famosa, perché è una sorta di nome auto, è una sorta di autoproclamazione. In realtà in questo momento non esiste ancora un albo dei biomeccanici, io spero che prima o poi questa cosa si faccia, ma esiste il metodo di valutazione, come vi ho detto prima. Molto semplice: se una persona gli spariscono i dolori e sta bene, vuol dire che la persona che vi ha controllato è brava, è in gamba. Se la persona non vi ha messo a posto, semplicemente o ritornate, se non è in grado di mettervi a posto, vuol dire che non è bravo. È una cosa più semplice, è più semplice del mondo da capire. Altre cose importanti sono da capire: la larghezza della sella, l'appoggio ischiatico. Chiaramente è molto importante provare la sella per più volte, ma già questo tipo di software è in grado, tramite delle proporzioni antropometriche, di capire qual è la larghezza, qual è l'appoggio, lo capisce anche in base al grado di flessibilità. Abbiamo visto nelle puntate con Stefano che flessibilità e mobilità articolare sono delle cose complementari, non sono la stessa cosa ma sono complementari. Questo è in grado di riconoscerlo, ma anche l'occhio di una persona esperta è in grado di riconoscere queste caratteristiche in base a quella che è poi la scelta ideale della sella. Il software ci aiuta, ma è comunque l'essere umano, l'operatore, che deve interpretare questi dati. Ci sono delle cose aggiuntive, come l'analisi del carico pressorio in fase dinamica. Si mette un tappetino, si pedala, quindi abbiamo un qualcosa ancora in più. Chiaramente, oltre all'esperienza dell'operatore, questo tappetino va a determinare se ci sono degli scompensi, se c'è una pressione troppo nella parte avanzata o troppo arretrata della sella, e questo è uno strumento in più per chi è in grado di interpretarla, per capire appunto come mettere la persona sulla sella. Bene, queste sono tutte strumentazioni molto interessanti. Chiaramente una sessione completa di bike fitting deve comprendere tutte queste cose che vi ho detto. La cosa più importante è il dialogo. Ovviamente la trasposizione poi in esterna di quello che si è provato in indoor è altresì molto importante, e una volta che viene fatto il posizionamento, vi posso dire che capita poche volte che le persone ritornano, ma quando ritornano non c'è nessun problema a fare dei micro aggiustamenti. Ci sono un sacco di leggende, come quella che bisogna farlo almeno una volta all'anno.
Dipende, anche no, se una persona sta bene, ha trovato la sua posizione e la bicicletta resta quella e il suo peso e non ci sono stati infortuni, non è detto che una persona lo debba fare una volta all'anno. Chiaramente quando cambi le scarpe, se cambi la componentistica, vanno fatti dei piccoli check-up. Chiaramente deve essere ripetuto il bike fitting se ad esempio ci sono stati dei cali ponderali importanti. Penso a una persona che magari ha perso molto peso o una persona che ha acquistato molto peso. Quindi questi sono dei cambi importanti che implicano che la bicicletta venga la misura sulla bicicletta venga cambiata spesso. Per quanto riguarda le persone che mantengono le caratteristiche, diciamo, pressoché inalterate durante il tempo, ecco, non è necessario continuare a diventare ipocondriaci nell'andare a rifare la posizione se tutto quanto sta bene. Ovviamente c'è sempre questa eterna diatriba, lo faccio alla vecchia, lo faccio alla nuova, troppa tecnologia, ci abbiamo scherzato sopra all'inizio, è rimasto ancora un po' di fumo di quello che abbiamo fatto con gli effetti speciali all'inizio, è un'eterna diatriba. Dove a mio avviso si crea l'equilibrio perfetto nella sessione di bike fitting e nell'operatore che voi dovete andare, operatrice che voi dovete andare a cercare. Esperienza sul campo, anni di esperienza, studi accademici e soprattutto trasparenza nel farvi ritornare qualora ci siano delle problematiche. Bene, se voi riscontrate tutte queste caratteristiche nella persona che vi fa il posizionamento, bene, allora siete sulla strada o sullo sterrato giusto. Allora io ti ho fatto vedere qual è il mio sistema e qual è il software che dopo tanti anni ho scelto di utilizzare perché ho trovato in questo le caratteristiche che ricercavo. Vai dalla persona che ti ispira più fiducia, metti assieme le caratteristiche, cerca nella tua zona l'esperto o l'esperta di posizionamento che abbia le caratteristiche che ti ho detto. L'Italia è pieno di persone che sono veramente brave a fare il loro lavoro, cerca di evitare magari chi si improvvisa e vedrai che è molto facile capire come si fa una buona sessione di bike fitting e da chi andare. Chi è bravo o chi è brava a metterti in bici, sappi che ha anche una lista d'attesa che richiede un po' di pazienza per andare da questa persona. Quindi questo può essere un parametro di valutazione oltre a quelli che ti ho detto prima. Spero che questa puntata ti sia stata utile. Scrivimi qua sotto le tue esperienze, anche positive o ancora più che positive, ti ho fregato, ma comunque quegli spunti che vuoi che approfondiamo nelle prossime puntate, perché per noi è un piacere esserti sempre utili qui su EduChannel.